Ciao a tutti, buon lunedì, buona settimana. Oggi si ricomincia una nuova settimana. E stamattina ho incontrato il figlio della mia vicina di casa in ascensore. Mi ha detto: oh, non c'ho proprio voglia, oggi devo lavorare. È un brutto turno dalle 2 alle 10. Ho detto: beh, forse è la sindrome del lunedì anche, no? Quindi non so, voi che cosa fate di lunedì? Siete partite in quarta, partite con energia o partite in retromarcia, nemmeno in prima? Fatemelo sapere. Oggi volevo parlarvi un attimo delle condivisioni che non siamo riusciti purtroppo ad arrivare a 20. Settimana scorsa eravamo quasi, c'eravamo 15 o 16 avevamo, di cui tre persone che però non conosco, quindi non ho potuto inserire il loro nome nella mia tazza del sorteggio. Quindi ricordatevi oggi. Per cliccare il mi piace, cliccare il tasto condividi, posso inserire il vostro nome appunto nella mia tazza del sorteggio che andrà sempre avanti fin quando non abbiamo le 20 condivisioni alla settimana. Allora, quello che volevo dire appunto oggi è parlare un attimo del glutine. Voi sapete che cos'è il glutine, no? Il glutine è una componente proteica dei cereali presente nel frumento e in alcune varietà di cereali, quali farro, l'orzo, la segale. Quindi, di conseguenza, è presente in tutti gli alimenti prodotti con questi tipi di cereali, quindi pane, pasta, fette biscottate, pizza, biscotti, farina. E in genere tutti i tipi prodotti da forno sono un esempio appunto di quanti alimenti nascondono il glutine. Oltre alla presenza del glutine, particolare attenzione va prestata al processo di lavorazione o di cottura degli alimenti per evitare la contaminazione da glutine. In Italia esiste una normativa sull'etichettatura dei prodotti alimentari proprio per gli allergeni che prevede, oltre appunto agli allergeni, anche l'indicazione del glutine, degli ingredienti contenenti glutine. Okay? Quindi in realtà non è che questa molecola faccia male a tutti, anzi non è una cosa nociva, però chi conosce appunto questa intolleranza o addirittura c'è proprio la malattia che è la celiachia, ovviamente queste persone devono evitare di usare, di ingerire prodotti a base di glutine, quindi farina bianca e tutto il resto, e alcuni altri cereali. Oggi, tra l'altro, cioè oggi no, ma questo mese, maggio, è il mese delle intolleranze al glutine. Quindi non diciamo che festeggiamo coloro che sono intolleranti al glutine o sono celiaci, ma ricordiamo loro appunto questo mese. Sapete che spesso queste persone hanno difficoltà non a casa perché hanno i loro prodotti acquistati al supermercato, ce ne troviamo diversi oggi, per fortuna, al supermercato che possono essere acquistati che non contengono glutine, ma ci sono diversi siti su internet che ti indicano dove andare ad acquistare i prodotti senza glutine, ma anche la catena, la linea di ristoranti o piuttosto prodotti che sono stati, ecco, sviluppati appositamente per chi è intollerante al glutine. E quindi potete andare a vedere su internet, ci sono diversi siti che indicano cosa è meglio comprare dove o piuttosto quale ristorante cucina prodotti a base di cioè senza glutine. Quindi veramente oggi si può trovare tantissimo su internet e quello che volevo dire appunto la difficoltà è quando si viaggia o quando si va al ristorante perché bisognerebbe trovare appunto il prodotto o il piatto che andrà consumato senza glutine e non tutti i prodotti, scusate, non tutti i ristoranti purtroppo offrono questa possibilità. Quindi andate su internet perché veramente c'è di tutto, si trova tantissimo per chi è intollerante al glutine, per chi è celiaco, quindi chi ha proprio una vera e propria malattia. Quindi ricordo che questo mese, il mese di maggio, è il mese delle intolleranze al glutine, quindi chi di voi ha difficoltà, e spero non tanti di voi purtroppo, possono trovare veramente tantissimo aiuto sia su internet che per quanto riguarda i prodotti, trovare su internet i posti dove poter consumare, dove poter comprare i prodotti.
proprio per voi. Vi ricordo ancora, per arrivare a 20 condivisioni questa settimana, Michela ha già condiviso il suo video, il mio video, ovviamente è stata bravissima. Ciao Rosanna, e, come stai? Quindi vi ricordo, cliccate il tasto mi piace, il tasto condividi, arriviamo a 20 questa settimana e riusciamo a regalare il kit introduttivo della doTERRA. Per quanto riguarda gli oli essenziali, ho cercato un attimo per quanto riguarda il glutine che cosa poteva aiutare, no? C'è un prodotto della doTERRA. Ciao Michela, brava, condividi, bravissima. Ti aspetto anche domani, così speriamo di arrivare a 20 condivisioni. Allora, c'è un prodotto, c'è in realtà un integratore, un enzima, un complesso di enzimi che la doTERRA ha sviluppato e ha prodotto per aiutare coloro che hanno difficoltà a digerire il lattosio. E quindi sappiamo che il lattosio è un zucchero, uno degli zuccheri del latte. Per chi ha difficoltà a fare questo, appunto la doTERRA ha creato questo complesso di enzimi per l'apparato digerente che va ad aiutarci a digerire appunto il lattosio. Questo può essere ingerito proprio prima di dover mangiare o prodotti caseificio oppure caseari o piuttosto prodotti a base di latte e latticini. Questo può dare una mano proprio perché contiene l'aspergillus. L'aspergillus è proprio l'enzima responsabile che va a rompere lo zucchero, no? Quindi il lattosio, e ingerire il lattosio, cioè scusate, a ingerire questo enzima in questo prodotto doTERRA può aiutarci a digerire meglio il lattosio. E poi c'è dentro anche una miscela, ma tantissimi altri ingredienti, anche oli essenziali, tra cui c'è una miscela appunto che va a rompere il glutine, quindi è un enzima antiglutine. Questo io l'ho usato, non sono intollerante a glutine, niente, l'ho usato nel mio periodo di disintossicazione dopo Natale. Devo dire che insieme agli integratori Lifelong Vitality LLV è un ottimo modo per andare a pulire il nostro intestino e diciamo sempre che se stiamo bene con un intestino pulito, stiamo bene tutte. Si vedrà dal viso, dai capelli, dalla nostra energia quotidiana. Quindi per chi fosse intollerante o comunque ha difficoltà a digerire il lattosio, questo potrebbe dare una mano. Quindi il Terrazyme, che è un complesso di enzimi della doTERRA. Poi, ovviamente, se lo ordinate, se vi fa piacere provarlo, vi dirò meglio come utilizzarlo. Allora, tasto mi piace, tasto condividi e inserirò il vostro nome. Devo scrivere già il nome di Michela che ha condiviso il video. Lo mettiamo in questa tazza. Guardate quanti nomi. Venerdì, se ho 20 condivisioni, quindi ricordate, 20 condivisioni, posso regalare il kit introduttivo famoso che ancora non ho dato. Sembra che non vogliate condividere il mio video. Abbiate più possibilità. Se lo fate, avete più possibilità. Quindi vi aspetto anche domani. Intanto vi saluto e vi ricordo appunto che domani vi aspetto alle 13:30 sullo stesso canale. Ecco, Rosanna dice che conferma, funziona molto bene. Ottimo, quindi abbiamo una testimone in più per quanto riguarda questo complesso di enzimi della doTERRA che veramente ci aiutano da dentro per stare bene sia dentro che fuori. Vi saluto, vi abbraccio. Non è stata molto lunga questa diretta oggi, vi dico la verità perché non ho ancora pranzato. Mio marito aspetta di là e non voglio farlo aspettare troppo. Quindi vi abbraccio, vi auguro un buon pomeriggio e ci vediamo domani alle 13:30 per parlare di un altro argomento, chissà quale, però mi raccomando, condividete il mio video e avrete la possibilità di vincere il mio kit introduttivo della doTERRA. Ciao e buon pomeriggio.